Salve a tutti, siamo ancora qua con Erika. C'è una cosa interessante, di cui non abbiamo parlato nell'altro video, e riguarda cose strane che le stanno accadendo a te e anche alla tua famiglia, giusto? Sì, un po' tutti in generale. Esatto, e hanno anche a che fare forse con questa bambola. Questa casa non era vostra quando siete venuti, giusto? No, noi abitiamo qua da 15 anni, ma casa mia prima è stata disabitata per 5 anni. E quando siamo venuti qua era il caos più totale, sembrava quasi che fossero scappati gli ex proprietari dalla sera alla mattina, tant'è che c'era una tavola apparecchiata per due persone e le pentole sul fuoco. C'è proprio gente scappata fuori di casa in fretta e furia senza prendere niente, c'era proprio tutto arredato anche. Ok, e vi è successo qualcosa quando vi siete trasferiti qui? Sì, ha iniziato con dei sogni strani. Tipo mia nonna che sogniamo che c'è una persona sepolta in cantina, la stessa notte c'è una persona sepolta proprio in cantina con un pugnale e con cui è stato ucciso, e poi ha iniziato tutto il resto, tra cui voci, oggetti che si spostano, oggetti che spariscono anche, e è sfociato nel... No, adesso sono anche tranquilli, sì. Però sì. Cose strane che sono successe. Okay. E questa bambola l'hai trovata qui? Era qua dentro. Sì, è un po' strana, una bambola molto inquietante per me. Esatto, infatti l'ho appena vista. E mi hai detto che questa bambola tu l'avevi messa lì in una vetrinetta qui dietro, assieme a delle altre bambole di pezza, e la bambola in questione non può stare in piedi da sola, perché ci vuole qualcosa, riesce però a stare in piedi senza essere appoggiata ad altre cose. Non so se magari c'è un effetto ottico, magari appoggiata lì c'è qualcosa che io non ho notato subito, però il fatto sta che... È una bambola che era già presente qui, quindi potrebbe avere qualcosa. Potrebbe, sì. Sì, di sicuro, secondo me c'è qualcosa, sta bambola. È un po' molto inquietante, tra l'altro c'è anche degli anni, perché la ceramica è rovinatissima, qualcuno prova anche a scrivergli sui piedini. Non si riesce a capire. E poi il busto non è recente, anche perché il busto sembra imbottito con dei vecchi stracci o comunque dei fili. Sembra. Okay. Non è una cosa recente questa qui. Però tu, oltre a questo fatto di trovarla in piedi, ti ha dato altre cose? No, lei non tanto. A me fa paura il pagliaccio, anche lui era qui dentro. Lì dentro c'è un altro bambolottino sempre in ceramica, è un pagliaccio che ha la testa sfondata e anche lui era qui dentro. Quello mi fa paura, non so perché, non riesco a guardarlo mai fisso per molto tempo. Ok, e però tu pensi che sia questa quella? Secondo me è lei. Probabilmente sì, qua c'avevano anche dei bambini, nipotini, cose così, c'erano delle persone anziane prima di noi, quindi probabilmente quando venivano aspettavano un po' con i nipotini, magari qualcosa è rimasto legato. Allora, le presenze che possono essere qui, che comunque tu mi hai raccontato delle cose molto particolari che stanno succedendo, che sono successe qui. Sì, ti posso dire anche l'anno esatto in cui sono iniziate, è stato il 2012. E poi è venuto il terremoto a maggio, si è sentito benissimo, e una notte, era la prima notte che dormivamo in casa, tra l'altro. Dal piano di sotto hanno iniziato a venire dei rumori, noi abbiamo due cani, adesso c'è uno solo, hanno abbaiato incessantemente tutta la notte. Mia nonna scendeva a controllare, io dormivo di là con lei, e dice, io non vedo niente, non c'è nessuno. Abbaiano verso il corridoio, io non vedo niente, non c'è nessuno qui. E da allora hanno iniziato tutti gli altri avvenimenti. Ok, allora le presenze che sono qui potrebbero anche essere legata alla bambola o a qualche altro oggetto. L'esperimento che voglio provare a fare è prendere in prestito questa bambola e provare anche a casa per vedere se le presenze mi seguono, se seguono la bambola, se vogliono interagire con me, anche per dare un messaggio a lei o a qualcun altro. Insomma, vorrei provare a fare questo esperimento per vedere un po' se può succedere qualcosa, così come ho fatto con la D-Book Box, la bambola chiara, che però la bambola chiara non è tranquillissima. Questa non lo so, però questa è una bambola che a cui insomma sono legate degli eventi particolari, a cui appunto stare in piedi da sola. Sì. Ritrovarla in piedi insomma è una cosa un po' particolare,
e quindi possiamo fare una prova. Vedere che cosa combina. Vediamo che cosa succede. Ah. Eccola qui, intanto qui si è appiccicato il gatto. Eccola qua, intanto. Ha uno sguardo che sembra cattivo, eh? Sì. Io non vorrei che, tornando al discorso delle streghe, essendo il corpo fatto di tessuti, di fili, un tempo c'era l'abitudine, soprattutto in campagna, di maledire alcuni oggetti, e per maledirli si veniva formata una croce di tessuti all'interno dei corpi o dei cuscini o dei materassi dei bambini. Sono oggetti che vengono maledetti tramite questi segni, queste croci, che si formano all'interno dei corpi in tessuto proprio. Quindi potrebbe tornerebbe se... Il corpo è morbido, infatti, è proprio tessuto. Sono le mani, i piedi e la faccia a essere di ceramica. Sì. Sì, speriamo anche di riuscire a capire qualcosa in più sull'origine di questa bambola, se mi vogliono dire... Che cos'è questo oggetto di preciso? Comunque sì, il primo impatto, appena ho visto tutta l'armadietto con tutte le bambole, tutte le cose, subito sono rimasto colpito da questa. Deve essere questa, che sì, è questa. Infatti. Posso vedere il pagliaccio anche? Il pagliaccio sì, te lo mostro. Magari occhi chiusi anche se vuoi. No, se la faccio a prenderlo. Tra l'altro il pagliaccio, mia nonna lo teneva sul comodino della camera. Quando c'è stato il terremoto andavo da lei, era... Certo, la mia famiglia non ha mai avuto oggetti tipo questi pagliacci qua. Sono pagliacci veramente... Il pagliaccio in sé per sé non è buono. Nasconde sempre qualcosa, la sua maschera, qualcosa. Alla testa sfondata, hai detto? Sì, qua dietro, occhio non tagliarti, c'ha praticamente il cranio. Ah, un buco. Non esiste più. Quindi è inquietante anche di per sé questo. Ti dico, mi fa più paura a me la bambola, sinceramente. Sì. Rispetto al pagliaccio, questo lo vedo. Sai cosa mi ricordava a me quando l'ho vista in piedi? A me ricordava la faccia di Annabelle. Sì. Ho detto, gli manca essere a grandezza 1,20 m. Ho una bambola infatti un po' simile, che l'ho chiamata Annabelle infatti. Scelta in un mercatino con delle cose particolari, quindi... No, questa è... Questa non so se ha un nome, non so se possa mai avere un nome. Proveremo a chiederlo magari se ha un nome o se la chiamavano in un certo modo. Sempre stata, sì, anche perché è stata 5 anni da sola questa bambola in una stanza abbandonata, poverina. E infatti, sì, vediamo di risalire anche poi. Parlerò con alcune persone che sono anche esperte di bambole, ti farò sapere magari qualcosina in più anche sulla fabbricazione. Magari. Vediamo cosa succede.